Inaugurato a Teramo il Festival Culturale dei Borghi Rurali della Laga, evento giunto alla sua terza edizione e coinvolge quattro regioni dell'Italia centrale, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il progetto intende premiare tutti coloro i quali, dopo gli eventi drammatici del sisma del 2016, sono rimasti nei comuni coinvolti dedicando la loro vita alle terre in cui sono cresciuti. Iniziamo proprio dal Comune di Teramo, che ringrazio per aver dato fiducia a questo progetto davvero innovativo, nato 3 anni fa sul Comune di Cortino con poche frazioni, oggi comprende 18 comuni su 5 regioni, quindi veramente un progetto innovativo, un qualcosa di davvero importante per i borghi rurali che sono stati dimenticati con i recenti e anche passati eventi di terremoto e ambientali. Il comitato organizzatore presieduto da Roberto Gualandri ha lavorato sul tema Le comunità della Laga riunite, le sfide per un nuovo Appennino. L'obiettivo è quello di presentare una versione diversa della vita in montagna. La cosa interessante è che sono state messe in rete tutte queste popolazioni della restanza, come noi chiamiamo, dei Monti della Laga, in un coordinamento della rete territoriale e siamo riusciti a mobilitarle per ideare una giornata nei loro borghi, aprendoli all'accoglienza, all'ospitalità, secondo la vocazione specifica di quel borgo. L'evento si estenderà fino a dicembre e sarà un viaggio che coinvolgerà 66 borghi rurali d'epoca longobarda. Il programma è vasto, è pieno di eventi che riguardano la cultura, la gastronomia, visite guidate. È un festival che è nato dalla solidarietà di queste persone, quindi loro si sono uniti in modo del tutto volontario con l'unico intento di far riscoprire questi borghi meravigliosi e tutto quello che contiene la cultura millenaria.